Capannori punta sulle due ruote per una mobilità alternativa, salutare e ambientalista. Grazie al finanziamento regionale di 600.000 euro, l'amministrazione comunale realizzerà infatti due nuovi percorsi ciclopedonali in via della Madonnina a Capannori e nella frazione di Lammari. A Lammari la pista ciclabile, costo stimato 500.000 euro, di cui 320.000 regionali, collegherà tre punti nevralgici della frazione, la scuola elementare, la scuola media e il centro del paese. Nel dettaglio saranno riqualificate via Lombarda nel tratto che va dalla scuola primaria alla chiesa con la realizzazione di una pista ciclabile a doppia corsia di marcia, via dell'Eri, via San Cristoforo, via della Santina e via dei Bocchi da destinare a circolazione promiscua, ciclopedonale e carrabile, segnaletica orizzontale e verticale. Il progetto di riqualificazione di via della Madonnina, i lavori per un costo complessivo di 350.000 euro, di cui 280 regionali, sono iniziati in aprile e termineranno tra settembre ed ottobre, prevede una riqualificazione più ampia, con la realizzazione e la risagomatura della carreggiata, con la creazione di due piste ciclopedonali della larghezza di 2 metri ciascuna a destra e a sinistra della strada e di altrettanti sparti traffico. Lungo la via inoltre saranno individuati 35 stalli di sosta per le auto e 15 per le moto. Si prevede infine il rifacimento di tutta la segnaletica, sia orizzontale che verticale.